completamento e andatura del campo. Tutto dello stesso. Sì, che c'è? È andato. Giusto, prima di iniziare. Thank you.
e anche loro tentano una piramide, non riuscita. Aspettate, i cavalli sono un po' allargati e quindi la piramide non è riuscita, ma bravi comunque. Claudio Masia, vediamo cosa ci propongono. Sembrerebbe un ponte, ecco un ponte. Perfetto. Bravissimi, Serafino Colori, Costantino Ottara, che siamo al centro, e Omar Pittore. Anche loro è una lunghissima tradizione.
Bassoni che si sono appena esibiti, e assieme a loro ringraziamo i comuni di Abasanta, Assemini, Borore, Cagliari, Doglianova, Ponni, Noragufuma e Sant'Andrea Frius. Sicuramente altro ringraziamento va fatto alla nuova MAPS e alla ditta Pruzzolu, che insieme hanno costruito la pista e lavorato appunto la terra, fornito la terra e lavorato la terra. Ma soprattutto grazie a nome mio, ma credo di poter parlare anche a nome di tutti voi. Complimenti veramente. Complimenti. Vi ricordo ancora Tore Cucuti, Giuseppe Cucuti, Alberto Cucuti. Alberto ha soltanto 10 anni e Giuseppe 14. Anche se non abbiamo notato differenze con i più grandi, perché sono già molto esperti. Complimenti ancora. Ora abbiamo l'assessore alla cultura, la dottoressa Daniela Ibba, che premia il secondo posto dei pariglianti. Ecco, il secondo premio è la dottoressa Ibba che si avvicina, e sono veramente molto molto felice, non lo nascondo, di dare il secondo premio al gruppo, alla pariglia famosa col nome anche insomma di Pariglia delle Amazzoni e del gruppo di Doglianova. Complimenti. Complimenti ragazzi. E solo vi ricordo ancora Gianluca Zuddas, Antonio Locci, Elisa Origa, siamo sardi, Claudia Agus e Fabio Locci. Complimenti ragazzi, meritatissima. Ragazzi e ragazze. Bene, abbiamo premiato i terzi, i secondi, adesso vediamo un po' chi ha raggiunto il podio. Il primo posto premia il sindaco Mario Corongiu, eccolo avvicinarsi. Con un primo premio bellissimo, tra l'altro è grandissimo, e premia quelli che non ho smesso di ripetere durante tutte le pariglie, durante tutte le uscite, possiedono i cavalli più veloci e quindi più difficili da domare, del gruppo di Noragufuma. Complimenti vivissimi ragazzi. Complimenti. Per ogni cavaliere va la bardatura sarda e la medaglia ricordo. Anche gli altri partecipanti si avvicinino, perché ci sono comunque anche per loro. Potete avvicinarvi ragazzi.
partecipanti. Complimenti a tutti ragazzi. Ecco il presidente della Proloco, Gianni Baghino, che consegna la medaglia di partecipazione a tutti i cavalieri. Complimenti ragazzi, bravissimi anche voi, veramente, lo ripeto e li ho proprio verificati, c'è mezzo punto di scarto tra gli altri, pariglianti, tutti veramente molto molto bravi. Bene, e un'altra premiazione va ai giudici che tanto hanno fatto per questa manifestazione.